Onorevole Concia, qual è la vera storia dei suoi capelli bianchi? Dove legge il libro? La vera storia è che è la storia di una ragazza italiana vissuta, nata negli anni 60, vissuta negli anni 80, diventata adulta negli anni 90 e diventata deputata in questa legislatura. E è 40 anni della mia vita, insomma, e anche di questo paese, la storia anche di questo paese che sui diritti civili è sempre in ritardo. È una storia di battaglie personali che si intrecciano tutte un po' con la vita pubblica. Il sentimento comune degli italiani e la propensione del mondo politico verso i diritti degli omosessuali, una strada lunga, tortuosa, a che punto siamo? L'esempio, voi siciliani siete l'esempio vivente del fatto che gli italiani sono molto più avanti di questa classe politica che oggi siede in Parlamento, della maggioranza della classe politica che siede in Parlamento. In Sicilia, non in Svezia, è stato eletto un altro governatore dichiaratamente omosessuale, e questo vuol dire, è un grande segnale, vuol dire che i siciliani e le siciliane non hanno nessun pregiudizio e guardano a quello che giustamente Rosario Crocetta è, un grande amministratore, io mi auguro che sarà un grande presidente, e voi siete la dimostrazione vivente del fatto che gli italiani e le italiane sono assolutamente pronti, non solo pronti, ma vogliono che i cittadini e le cittadine omosessuali abbiano gli stessi diritti degli eterosessuali. Ecco, appunto, se dovesse lanciare un messaggio, un consiglio a Crocetta per i prossimi anni di legislatura? Sicuramente sarà un presidente che guarderà l'uguaglianza da tutti i punti di vista. Lui non potrà certo, ovviamente, nessuno gli potrà dire che dovrà fare una legge sui matrimoni omosessuali, perché le regioni non la possono fare. E quindi però quello che è nelle sue competenze lo farà, lo invito a farlo, a essere un ulteriore esempio di essere una regione all'avanguardia anche su questo, una regione che affronta l'uguaglianza sotto tutti i punti di vista, l'uguaglianza rispetto al lavoro, rispetto all'istruzione, rispetto alla formazione, l'uguaglianza di genere e anche l'uguaglianza dei cittadini omosessuali e transessuali. Un personaggio pubblico come lei, che rappresenta anche una comunità, non sente in un certo senso il peso della responsabilità? Oltre a quello di fare le leggi e di lottare per far approvare le leggi, una grande responsabilità che ho sentito in questi anni è quella di essere un esempio positivo per ragazzi e ragazze, e so quanto ne hanno bisogno. Elezioni nazionali in vista, primarie del PD? Bersani. Uno che è riuscito a gestire il PD in un momento così difficile della storia del paese, di passaggio, un momento di non solo della storia del paese, della storia mondiale, grandissima crisi economica, che è riuscito a gestire il partito, a tenerlo insieme, può fare qualsiasi cosa, anche il segretario generale dell'ONU, e quindi mi fido di lui. Il mio augurio agli italiani è che possano avere un governo che ristabilisca il principio di uguaglianza anche qui su tutto, equità, diritti, lotta alla corruzione, e che si continui a risanare i conti del paese, abbassare il debito, ma nello stesso, con le stesse energie bisogna far crescere il paese e creare posti di lavoro a due grandi soggetti sociali, giovani e donne.